Il cammino delle donne dalla liberazione a oggi è stato il tema conduttore dell'incontro al Cinema Reposi di Torino su iniziativa del Comitato Resistenza e Costituzione con TGR Rai Piemonte e Agis Scuola. Protagonisti moltissimi ragazzi delle classi terza, quarta e quinta di alcune scuole superiori del Piemonte che hanno rivolto domande e soddisfatto curiosità, parlando di resistenza e di liberazione con Carla Dappiano, giovanissima partigiana durante la guerra, Geppi Cucciari, attrice comica e conduttrice televisiva, e la giornalista Rai Simonetta Rò. Beh, mi hanno invitato a incontrare i ragazzi di una scuola che credo che sia una cosa sempre bella e interessante, in presenza di uno dei personaggi che chiaramente fa parte comunque dei miei riferimenti affettivi più forti, cioè che è una donna che è appartenuta alla Resistenza, una donna partigiana, quindi queste due cose insieme mi hanno fatto apparire questo invito con la sua oggettiva fascinazione e non poter dire no. Molti mi chiedono, dicono: ma giovane così come ha fatto a scegliere? Ecco, allora scegliere o da una parte o dall'altra, allora io dico, nelle condizioni mie, parlando di me, non avevo proprio niente da perdere e pertanto ho capito subito che devo stare da una certa parte, e la parte è stata quella della cioè prima di battersi e poi entrare nella resistenza, eccetera. Avevo neanche ancora 16 anni, no? Così. Sono poi andata in una brigata, l'autonoma, brigata Vittorio Lusani, il comandante era Rossetti, Beppe Rossetti, e lì facevo la staffetta in collina, era su verso Moncalvo, tutta quella zona lì, e lui era uno di quelli che mi mandava a portare tutti gli ordini, a fare tutte le cose. Ecco cosa fa le staffette, facevano queste cose qua, no? E anche se la resistenza ha vinto nel modo come abbiamo vinto, con la stragrande maggioranza di popolo, e che nei quartieri, nelle fabbriche, in montagna, in collina, il rapporto con la gente è stato un rapporto, in stragrande maggioranza un rapporto buono, cioè che la gente sentiva che da quella parte lì, dalla parte dei partigiani, dalla parte di quelli che lottavano contro la guerra, c'era, come dire, era la strada giusta, la strada da seguire, perché Torino non è stata liberata dai liberatori, Torino è stata liberata dai partigiani che sono scesi dalla montagna, dalla collina, eccetera.